Buonasera mister. Allora, la sintesi di questa partita in due parole. Il primo tempo l'abbiamo più gestito bene, il secondo tempo c'è stato un pochettino la solito rallentamento delle persone. Questo dovuto a qualche problema tecnico oppure perché c'è stato qualcosa che ha fatto cadere un pochettino la squadra in modo tale che non ha avuto una reazione così, diciamo, come il primo tempo? Diciamo che noi nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto bene anche 10 minuti del secondo, 10-15, poi loro si sono inventati un gran gol, il nostro laterale, abbiamo perso l'uomo, Castri è stato bravo a prendere posizione sul Taddeo e si è inventato un gol in mezzo rovesciato. Lì poi abbiamo provato a reagire, però poi l'espulsione del turco ci ha condizionato, perché giocare in 10 contro una squadra di questa levatura, logicamente siamo andati un attimino in difficoltà e logicamente abbiamo sofferto e ci hanno fatto il secondo e il terzo gol, perché andavamo in affanno sulle chiusure, essendo non siamo riusciti a mascherare questa inferiorità numerica. Oggi sono saltati gli equilibri, anche perché avevo giocatori contati in qualche ruolo, abbiamo difficoltà a sopperire qualche assenza purtroppo, ma non per mancanza di numeri, quanto per mancanza di ruoli, mancanza di numeri nei determinati ruoli, quindi diventa complicato fare alcuni movimenti in campo dove la pochezza, eravamo abbondanti in qualche ruolo e purtroppo per sfortuna, per infortuni vari, per squalifica abbiamo problemi in determinati ruoli. Che ha giocato, ha fatto interamente il proprio dovere, non so pretendere logicamente che in qualche situazione negativa ragazzi che hanno giocato anche il ruolo non loro mi diano il massimo. Questa è una serie negativa, speriamo che recuperiamo presto, già dalla prossima, perché abbiamo una classifica un pochettino preoccupante. Logicamente c'è preoccupazione, oggi ragazzi fino al 60° hanno fatto bene. Però purtroppo faticiamo a reagire agli eventi negativi e quindi diventa complicato, dobbiamo crescere un attimino di più, sotto il profilo dell'intensità, sotto il profilo dell'attenzione, perché qualche volta ci distraiamo, queste distrazioni diventano fatali, queste distrazioni, soprattutto con squadre di levature importanti. Quindi questa era un'ottima squadra, lo sapevamo, e appena andato in vantaggio, logicamente, e noi siamo andati in fiera numerica, ha fatto la partita che volevo. Va bene mister, vediamo domenica prossima se recuperiamo qualcosa. Vediamo domenica prossima. Noi speriamo, ce la stiamo mettendo tutta, purtroppo abbiamo dei condizionamenti, soprattutto in fase di alcune assenze, ma non è tanto una questione di numeri quanto una questione di ruoli, abbiamo delle scoperture in qualche ruolo importante. Chi sta giocando lo sta facendo per intero il proprio dovere, però è normale che qualche scompenso lo stiamo accusando. Va bene, mister, grazie, ci vediamo domenica prossima. Voi, domenica.